Il villaggio di Derby Line tra Stati Uniti d'America e Canada, i confini più strani del mondo. Lungo l'esteso confine tra Canada e Stati Uniti d'America sorge nel Vermont il piccolo villaggio di Derby Line con i suoi 700 abitanti. Facente parte della cittadina di Derby, circa 5.000 abitanti, confina con la cittadina canadese di Stansted, circa 3.000 abitanti. Più precisamente con il villaggio di Rock Island. Nel XIX secolo l'area era nota per la bellezza delle sue fattorie ed i rigogliosi terreni agricoli. Derby Line oggi è comunemente famosa per la Haskell Free Library and Opera House, un edificio in stile vittoriano aperto nel 1904 e deliberatamente costruito al confine internazionale tra i due stati. I donatori erano una coppia binazionale, un uomo d'affari americano locale che possedeva un certo numero di segherie e sua moglie canadese. L'intento era che le persone su entrambi i lati del confine potessero utilizzare la struttura, che ora è diventata un sito storico donato dalla famiglia Haskell ad entrambe le città e gestito da un istituto internazionale. Nell'edificio sono situati un teatro dell'opera e una biblioteca con oltre 20.000 volumi, più altre stanze, tutte divise dal confine interno che, tracciato sulla pavimentazione, si può tranquillamente attraversare. Tutti i visitatori devono entrare alla biblioteca dalla porta principale che si trova negli Stati Uniti d'America e ciò rende più complicato l'accesso per i canadesi. Nei giorni nostri, nonostante i numerosi turisti attratti dall'edificio sul confine, i funzionari di frontiera sono preoccupati maggiormente per l'immigrazione illegale tra le due cittadine.